Ciao a tutti ragazzi, indipendentemente dal fatto che a me sentire parlare di debito paga debito all'Inter mi fa schifo, mi fa vomitare per la storia dell'Inter, per il blasone dell'Inter, Moratti, Pellegrini, il papà di Moratti, sentire parlare di debito e paga debito mi fa vomitare. E la storia dell'Inter sta rigettando questa situazione. Molti si scordano che c'è anche la Glass Trust che ha un pegno di primo grado, tutti la stanno trascurando, quindi arrivano questi pazzi anglosassoni e danno 400 milioni a Glass, scusate, danno 400 milioni a questo personaggio che è scomparso, ma però per prendersi un pegno di secondo grado, ma la Glass rimane. Non lo dite voi? Ve lo dico io. Perché se trova un malato di mente che gli dà 400 milioni, rimane il pegno di primo grado per la Glass. Quindi quel malato di mente che gli dà 400 milioni si aggiudica un pegno di secondo grado. E questo non è opinabile. Cioè, la Glass Trust è un organo a cui fare riferimento e molti, anzi tutti, lo stanno sottovalutando. Questo ti fa capire la preparazione che hanno questi giornalisti che fanno informazione, ma molti giornalisti sono ormai al servizio di questo regime vergognoso, scandaloso. Parlano con orgoglio di uno che vuole fare debito, paga debito. È uno schifo. È una vergogna per una società come l'Inter. Nemmeno al Poggi Bonsi succedono queste cose qui. Parlatene voi con orgoglio. Voi guardate l'Inter con l'indole dei gobbi, voi non siete interisti, voi siete juventini. Ti do la patente stasera, va bene? Te la do anche io la patente. Voi siete dei gobbi pensando di essere interisti. Voi pensate da gobbi e guardate solo la palla che entra dentro. È uno schifo, è una vergogna da cui io mi dissocio. Questa roba qua con l'Inter non ha nulla a che vedere. Niente. Zero, non ha nulla a che vedere. Volevo ricordare comunque a tutti fuori classe che addirittura questa Onlus li finanzierebbe con un 16-17%, 14%, mettiamo un 18%. Va bene? Quindi Zhang nel 2026 dovrebbe restituire 535 milioni. Al 30 giugno 2026 c'è un'altra perdita rimandata nel 2021 di 214 milioni e saremo già a 749 milioni. Nel 2027 scade il bond da 415 milioni con un'altra perdita che scade sempre nel 2027 da 128 milioni. Siamo a 1,3 miliardi di debiti. Poi c'è da garantire la continuità aziendale quest'anno e c'è da rimettere a posto il patrimonio netto negativo di 160 milioni. Una roba da vomito! E vedi qualche interista o presunto tale che si vanta del fatto che questo personaggio voglia fare debito, paga debito. Non ha nulla a che vedere con l'Inter questa roba qua, eh? Attenzione ragazzi, questa roba qui non ha nulla a che vedere con l'Inter, solo che questi sono talmente poco preparati che non sanno che dovrebbero trovare un malato di mente che gli dà 400 milioni, ma con Glass che rimane lì con un pegno di primo grado, perché loro devono trovare uno che dà 400 milioni, che sta lì con un pegno di secondo grado. E come si dice dalle mie parti, le pecore le contiamo a maggio. Qual è il migliore esempio di questo? Le pecore le conteremo a maggio. Voi siete ridicoli. Voi siete dei gobbi che guardate. Voi siete degli juventini che guardate l'Inter con la maglia della Juventus. Perché non conta solo la palla che entra. Perché a breve qui, se non spendi con 70 partite il prossimo anno, con 4 titolari di 35 anni, con una panchina inesistente, la palla poi non entrerà più. Ed è lì che ti renderai conto di questo schifo qua, perché ok, la seconda stella, tutti stiamo festeggiando, ma l'Inter, capito, non è una roba take away. L'Inter deve durare nel tempo e con questo sistema l'Inter è finita. Con questo sistema che state descrivendo voi, anzi voi, un giornale solo, perché mi sembra che altri giornali molto seri, economico-finanziari, non siano
sulla scia di questa onda qua del giornale di Pechino, rifinanzia, raddoppia, aumenti di capitale. Sono tutte cose che vi state inventando voi, ma a breve lo vedremo. Vi siete ricordati che c'è la Glass Trust che ha un pegno di primo grado? Ve lo ricordo io. Ciao Inter. Ma cosa da matti.